Io sono un critico letterario che si occupa della contemporaneità, ma 15 anni fa ho cominciato a immergermi nell'opera di Dante, anche un po' per caso, come spesso capita nella vita. Mi sono immerso nell'opera dantesca e ho letto la Commedia, il Convivio, La Vita Nova, ho preso una quantità di appunti. E piano piano ho cominciato a elaborare una mia chiave di lettura. Dico sempre che io non faccio critica dantesca perché non sono un dantista, ecco, quindi non sono un filologo, ma tratto Dante come un filosofo in versi, un pensatore in versi, anche perché nella nostra tradizione ragionare è sinonimo di poetare, quindi mi sento legittimato a questo uso di Dante. Ho affrontato Dante in due libri distinti, uno che si intitolava Il bene e gli altri, Dante è un'etica per il terzo millennio, pubblicato 3 anni fa con Bompiani, e ora con Un raggio nell'acqua, Dante e la relazione con l'altro, pubblicato dalle edizioni Salerno. Beh, i due libri ovviamente sono connessi tra di loro. A me interessa il Dante etico più del Dante teologico o perfino del Dante politico, che pure esistono tutti questi vari Dante. Il Dante etico. E in particolare nel primo libro, Il bene e gli altri, partivo dall'elenco dei peccati capitali che fa Virgilio nel Purgatorio, nel XVII del Purgatorio, ovviamente seguendo tutta la linea, diciamo, della patristica di San Cassiano e così via. E si parte dal peccato più grave, perché siamo in purgatorio, la superbia, e via via fino al peccato più lieve, la lussuria, per poi accedere all'Eden. Ora, per quanto riguarda questo mio primo saggio, io mi sono avvalso di una citazione di Simone Weil, quando nei quaderni dice che il bene è dare realtà agli altri e il male è togliere realtà agli altri. Una definizione anche elementare e al tempo stesso, secondo me, illuminante. Ecco, il bene è dare realtà, è far esistere il mondo. Bisogna agire bene non per obbedire a un precetto o a un comandamento, ma perché è l'unico modo di far esistere gli altri, altrimenti al mondo ci saremmo solo noi, ci sarei solo io. E il sogno di Lucifero è che non esista nessun altro al di fuori di lui. Quindi il bene è far esistere il mondo com'è, affollato di esseri, affollato di creature. Forse il primo atto dell'etica si potrebbe riassumere in questo: è meglio l'essere del nulla. Ora, questa definizione di Simone Weil, ho notato che si adattava molto bene alla classificazione dei peccati capitali della Divina Commedia, e diciamo, partendo dalla superbia, effettivamente i peccati capitali per Dante nascono tutti da un togliere realtà, da un eccesso di irrealtà, di immaginazione. Il superbo si immagina di essere superiore a tutti gli altri, ma nega la realtà. La realtà è l'uguaglianza delle creature, siamo tutti nati da una madre comune, da una comune madre, dice Dante. L'invidia, l'invidioso immagina che gli altri siano più felici di lui, ma è una proiezione assolutamente così fantastica, immaginaria, perché al dunque, diciamo, ogni esistenza ha il suo mix di felicità e di sventura. L'avaro immagina che si possa possedere la vita, che si possano possedere gli affetti, ma appunto anche questo è un togliere realtà. Quindi tu, diciamo, adesso poi mi fermo qui. Ma tutti i peccati consistono in un togliere realtà, in un sostituire la realtà con una nostra costruzione immaginaria. Il diavolo ama
fantasticherie, il fantasticare ad occhi aperti. Questo si vede bene anche in Dostoevskij, nelle notti bianche di Dostoevskij. Il bene invece ci invita a riconoscere la realtà, che è relazione. La realtà è relazione con gli altri, è pluralità. Tra l'altro, i peccati capitali non solo nascono dall'irrealtà, cioè da un'ipertrofia dell'immaginazione, ma creano irrealtà perché desertificano il mondo. Come vi ho detto prima, quello che pecca, senza saperlo, aspira a un mondo in cui c'è solo lui, è scomparsa la relazione con gli altri. Ma adesso andiamo al secondo saggio, che sviluppa delle idee contenute nel primo. Si chiama Come un raggio nell'acqua. Il secondo saggio che ho scritto su Dante, diciamo che parla quasi solo del paradiso, mentre l'altro si soffermava più sul purgatorio. In particolare, quest'ultimo nasce da un'immagine del paradiso, del secondo canto, un'immagine che io trovo meravigliosa, abbagliante. Dante e Beatrice stanno nel primo cielo. Il paradiso è fatto così: ci sono 10 cieli prima di arrivare all'ultimo, che è l'Empireo, che è fatto di pura luce intellettuale. Tutti gli altri cieli sono i cieli in fondo tolemaici, appunto la Luna, Venere, Mercurio, poi c'è il Sole, Giove, eccetera. Ecco, per poi arrivare c'è il cielo delle stelle fisse, e poi c'è il primo mobile, e poi l'Empireo. Ora, in tutti questi cieli Dante incontra le anime dei beati. Il primo cielo è la luna. Lui e Dante sono in volo, un'immagine quasi fiabesca, no? Come su un manico di scopa, potrei dire. Arrivano sulla luna e la penetrano. Curioso, un fatto miracoloso: la luna è un corpo solido, ma Dante e Beatrice penetrano dentro la luna, come se fosse fatta di materia gassosa. Tra l'altro, oggi forse la fisica quantistica potrebbe anche acconsentire a un'immagine del genere. La penetrano, e qui è la similitudine di Dante, che è all'origine del mio saggio, la penetrano come l'acqua, come un raggio di luce, entra dentro l'acqua. Per entro sé l'eterna Margherita, la Margherita è la luna, Margherita vuol dire diamante. Per entro sé l'eterna Margherita ne ricevette, ricevette me, Dante e Beatrice, come acqua recepe, raggio di luce, permanendo unita. Il raggio di luce entra nell'acqua senza scompaginare l'acqua. Attenzione, io ho usato questa immagine di Dante, spero non impropriamente, come paradigma, diciamo, paradigma ideale di una relazione con l'altro. Quando io ho una relazione con l'altro, desidero vivere questa relazione in tutta la sua pienezza, ma non dovrei mai scompaginare l'altro, come il raggio di luce nell'acqua. Non dovrei mai scompaginare l'unità psichica che è rappresentata dall'altro. Ho naturalmente un raggio dentro l'acqua. Modifica la sua direzione, perché si passa da un mezzo meno denso l'aria a un mezzo più denso l'acqua, quindi il raggio di luce modifica la sua direzione, è il famoso raggio, diciamo, di l'angolo di rifrazione, così viene chiamato. Quindi un pochino viene modificato il raggio che entra nell'acqua, così come l'acqua viene un pochino modificata, perché anche se poco, un po' si riscalda l'acqua. Quindi, diciamo, c'è anche una incidenza reciproca, ma questo è il punto: non c'è nessuno scompaginamento. Ecco, quindi, e tra l'altro, il raggio di luce entrando dentro l'acqua la illumina, anche questa potrebbe essere un'altra metafora, una relazione con l'altro che in quel momento è capace anche di illuminare l'altro, no? C'è un'irradiazione. Il paradiso di Dante è pieno di queste immagini di un'azione a distanza tra due corpi in cui uno influenza l'altro, ma senza che ci sia contatto fisico, senza che ci sia violazione. Ecco, da qui sono poi pervenuto a un'idea di, direi, di conoscenza, perché
perché da qui affiora un'immagine di conoscenza che non è la conoscenza come possesso dell'altro. Ulisse, che appunto troviamo all'inferno, che voleva superare le colonne di Ercole. Quindi non è la conoscenza intesa come oltrepassamento di ogni limite, trasgressione, appropriazione, non è tutto questo, controllo. No, la conoscenza nella relazione con l'altro diventa una passività ricettiva, il raggio di luce. Io devo aspettare che la verità dell'altro mi raggiunga. È tutto qui la questione. Quindi diciamo c'è un'idea di conoscenza come passività vigile, come passività attenta. Ecco, questa immagine, diciamo, io l'ho sviluppata in tutte le sue conseguenze, poi nella seconda metà del libro mi faccio aiutare da alcune pensatrici più recenti, sono le mie Beatrici del Novecento, e sono Edith Stein, Hannah Arendt, Maria Zambrano, e ovviamente Simone Weil, che è presente anche in questo libro, perché tutte queste autrici, anche se indirettamente, non tutte conoscono Dante, ma tutte quante sono in sintonia con quell'immagine e hanno sviluppato quest'idea appunto di, ecco, di una verità che non bisogna tanto conquistare, ma è una verità che bisogna aspettare. Io aspetto che la verità dell'altro mi raggiunga, che mi tocchi. Come vedete, qui c'è veramente un ribaltamento di paradigma. Poi, vabbè, c'è anche, io lo dico scherzosamente, un intruso, cioè il filosofo Levinas, perché anche Levinas ha dedicato molti libri alla questione della relazione con l'altro e alla questione del volto dell'altro, che sempre contiene un appello, diciamo, che preme su di noi. Ecco, diciamo, per concludere, io direi che appunto Dante etico ci permette di costruire la morale in modo non moralistico, l'ho detto prima. Noi non dobbiamo essere buoni o virtuosi perché così, non so, per un imperativo categorico della coscienza, ma perché soltanto, ripeto, agendo bene, noi creiamo di nuovo sempre il mondo. Ecco, la prima facoltà, ovviamente, della moralità diventa l'attenzione. Se mentre ora vi sto parlando voi vi distraete, cosa del tutto lecita, ma se vi distraete per un minuto, in quel minuto lì voi avete cessato di farmi esistere per voi. Quindi vedete, l'attenzione fa esistere l'altro, dà realtà all'altro. E poi l'altra questione, appunto, il raggio nell'acqua, che io userei anche come modello pedagogico. Uno deve, per esempio, un genitore deve educare il suo figlio, ha l'obbligo di educarlo, di correggerlo, ma senza mai violare appunto la struttura, diciamo, psicologica di suo figlio, quindi come il raggio nell'acqua. Concludo proprio forse con un'idea di Dante della Divina Commedia. Guardate, la Divina Commedia non è stata scritta per gli studiosi o per i filologi, anche se il lavoro dei filologi ovviamente è meritorio, ma l'ha scritta per ogni lettore comune. Dante, lui stesso, si pone come un essere umano, mortale, come tutti noi, che però ha vissuto questa avventura del viaggio nell'oltretomba. Ovviamente non è che ci sia stato nell'oltretomba, ma probabilmente questa è una visione che aveva avuto. Nel Medioevo ce n'erano molte di queste visioni, era una visione, un sogno. Quindi Dante è andato nell'oltretomba con il suo corpo, come potremmo fare noi, col suo corpo mortale. Perfino nel paradiso, che nell'empireo è fatto di pura luce intellettuale, ma Dante ci porta il suo corpo. E Dante assomiglia a tutti noi con i suoi dubbi. Certo, è un uomo del Medioevo, questo è vero, con la sua visione del mondo aristotelica, però è come noi, incerto, sviene ogni tanto nel suo viaggio nell'oltretomba, cade per terra, s'addormenta, tormenta Virgilio e Beatrice con le sue domande. Davvero in questo ci somiglia molto. Io direi che, diciamo, la verità ultima del paradiso
ma di tutta la commedia dantesca, è come un appello rivolto al lettore. L'appello a una conversione che non è veramente religiosa, ovviamente Dante è credente e alla fine del suo viaggio ha una visione diretta di Dio, questo è il momento mistico della commedia, ma in questo caso io parlerei più laicamente dell'invito a una conversione della mente e del cuore per vedere veramente, per riconoscere le cose come sono, per trasformarsi, per avere una qualche esperienza, diciamo così, dell'eterno. Ora, da questo punto di vista c'è un verso di Dante assolutamente, diciamo, esplicativo, perché Dante dice: noi siamo vermi, però nati per diventare angeliche farfalle. Ecco, quindi in questo senso anche un lettore laico, può apprezzare la commedia perché nella commedia certo che si parla di Dio, anche se con molto riserbo, però si parla di Dio, ma soprattutto in primo piano c'è la natura divina dell'uomo, appunto l'uomo verme, e quindi che vuol dire verme? Imperfetto, difettoso, quello che volete voi, ma nato per formare appunto angeliche farfalle. Quindi destinato anche ad andare oltre se stesso, destinato a trasumanare, come dice Dante, inventandosi questa parola.